3 novembre 2016, buonasera, sono circa le 21.30, siamo qui ancora per questa seconda puntata di Stasera con la Casa dei Calatini in diretta con voi per ragguagliarvi su quanto sta accadendo ultimamente nella nostra casa, il Calatino inteso come territorio, diciamo, ecco, non la città di Caltagirone, ma il territorio del Calatino. Allora, continuiamo questo nostro percorso. Stasera, state con noi, avremo 5 segmenti, se non vado errato, la memoria non mi inganna, 2 di carattere politico, sono 2 consiglieri comunali del comune di Caltagirone, una di Forza Italia e un'altra dell'MPA, se non vado errato, Aurella Barresi e una di Forza Italia. Poi ci occuperemo della crisi dell'olio, quest'anno poco olio, poco olio. E allora ne parleremo con un esperto che produce olio, ma certamente ha la capacità per spiegarci che cos'è l'olio, come si conserva, perché questa crisi, perché il prezzo lievita e perché a suo giudizio, ma forse è giusto, non bisogna fare incetta d'olio, piuttosto perché bisogna poi avere l'incombenza di saperlo gestire, di saperlo conservare. Ecco, lui ci racconterà invece come è preferibile invece comprarlo direttamente, anzi pochi litri, di modo da tenerlo sempre sotto controllo. Poi avremo una pagina importante con i dirigenti dell'Archeo Club di Licodia Ubea. Si è conclusa la 6ª edizione del film sull'archeologia a Licodia Ubea, grande successo, e stasera ci facciamo raccontare dai numerosi ospiti come è andata e quali progetti futuri. Intanto stasera corro l'obbligo iniziare, e credo lo faccio inusitatamente, ma lo faccio con vero piacere, perché il prossimo 6, domenica 6, il parroco della chiesa della Cona Domini, della Matrice, si conceda con, dopo 8 anni di presenza pastorale, si conceda dalla sua parrocchia per prendere possesso la settimana successiva, domenica successiva 13, nella parrocchia di San Michele di Ganzeria. Diventa il parroco di tutta la città di San Michele di Ganzeria. Benvenuto a Padre Salvatore Corbino, buonasera, grazie di essere qui con noi. Buonasera direttore, grazie dell'invito. Perché questa partenza anticipata? Solitamente il mandato viene fatto per 9 anni, invece anticipatamente di 1 anno si lascia la parrocchia della Cona Domini. Dando questa curiosità, poi andiamo sul... Ma il problema innanzitutto è, se andiamo a vedere il canone il numero 522, dice così. È un burocrate, vedete che il cancelliere della curia di Caltagirone. È opportuno che il parroco goda di stabilità, perciò venga nominato a tempo indeterminato. Poi continua, il vescovo diocesano può nominarlo a tempo determinato solamente se ciò fu ammesso per decreto dalla conferenza dei vescovi. Allora, anticamente i parroci erano a vita, lo sappiamo tutti. Beh, nomine così che non venivano mai rimossi. No, rimanevano lì. Però poi la conferenza episcopale italiana ha messo una postilla dicendo che ogni 9 anni è opportuno che ci sia una rotazione, un cambiamento. E io questo lo sposo, condivido tutto ciò, perché a mio avviso, forse la mia esperienza o il mio modo di vedere, il seguire il Signore, il parroco è di passaggio, fa un'esperienza con la comunità, cresce con la comunità, si sforza di insegnare l'annuncio evangelico e poi va, lascia. Perché un parroco che rimane, a mio avviso, per tutta l'eternità, per tutta la vita, scusa, l'eternità no, tutta la vita, e diventa pesante. E volevo leggere al direttore una piccola prova, frase di quanto dirò domenica 6 novembre per salutare la comunità. Ma perché mi anticipi? Non mi puoi fare dire un po' di cose e poi... No, dicevo questo. Allora, no, il problema, sì, dico, lasciare non è perché io non lascio perché sto male. Perché anticipatamente, voglio dire? Allora, potevi fare un altro anno, questo voglio dire. Succede una volta nella vita delle situazioni che l'uomo propone e Dio dispone. Io parto dal presupposto che il Signore fa la storia della mia vita, della sua vita, la vita anche della comunità. Forse nel mio programma, nel mio progetto c'era per l'anno prossimo, perché... 9 anni, però succedono a volte delle situazioni dove tu non puoi cambiare, devi seguire.
devi seguire la vocazione. La mia vocazione, io la reputo una vocazione libera, ma in movimento. Io non concepisco la vocazione statica, ferma, lì, no. È impossibile nel mio modo di vedere rimanere in un posto. E ribadisco, non vado via perché sto male in quella comunità, anzi sto benissimo, perché è una comunità veramente nobile, persone disponibili, persone, anche se siamo pochi, però il lavoro che si fa possiamo paragonare a una parrocchia numerosissima, invece noi cerchiamo di... Ma c'è questo desiderio mio, proprio di andare, e dicevo, come concepisco io il prete, la verità è che il prete non si appartiene. Direttore, io non mi appartengo, io appartengo al Signore. E non appartiene alla sua gente se non per fede. Se per un breve o lungo tratto della vita ha avuto come compagna di cammino una comunità storicamente determinata, sa che non è per sempre, perché egli appartiene a Dio e lui conosce, ama e accoglie gli uomini. Se io comprendo questo, che io appartengo al Signore, non posso rimanere ancorato in un posto. Io devo andare dove Lui mi chiama, dove Lui mi manda. Ecco perché questo anticipo relativo, perché poi sono pochi mesi, se consideriamo, ci sarebbe stato il cambiamento l'anno prossimo, verso giugno, io vado via a novembre, quanti mesi sono? 5, 6 mesi, 7 mesi? Non credo che fa questa differenza. Ma il problema è che io vivo di questo. Cioè per me il Vangelo non è chiuderlo in un luogo, in uno spazio, in una comunità. Siccome mi trovo bene, allora sto lì. Io non faccio il mio interesse. Io non ho scelto Cristo per il mio bene. Io ho scelto Cristo per annunciare. Mi sono trovato bene in questa comunità, mi trovo bene, però è il momento di andare altrove, dove Lui vuole. E quindi andrò dove c'è bisogno di un altro posto. La comunità parrocchiale della Cona Domini, o comunemente chiamata ex matrice, ecco, perché è la prima chiesa, diciamo, originaria di Caltagirone, è una comunità dove si sente il senso dello stare assieme, della parrocchia, della comunità. E spesse volte, per fortuna, questa parrocchia, questa comunità parrocchiale, ha avuto dei sacerdoti, ha avuto dei parroci o degli amministratori talune volte che sono riusciti a incarnare questa esigenza, sono riusciti a essere elemento catalizzatore, diciamo, di una comunità parrocchiale. Padre Salvatore Corbino, così come lo fu Padre Salvatore Abbotto, ma precedentemente anche altri, sono stati parroci, sono stati esempi di pastori dentro quella comunità che hanno avuto la capacità di aggregare i parrocchiani attorno alla parrocchia. Ma dico di più, hanno avuto anche la capacità di uscire fuori dal perimetro parrocchiale, ma allargare lo spirito di questa comunità familiare a tutta la città di Caltagirone. Ma questo nasce un motivo ben preciso, è la Cona Domini che si allarga. E proprio pensando al mese di maggio, che è una bellezza, il mese di maggio non si può... La liturgia ci aiuta, qualche immagine della Cona Domini, diciamo. Non si può parlare della Cona Domini se non nel mese di maggio. Ed è, io dico sempre, e penso anche prima di me altri, che il mese di maggio la Cona Domini diventa la parrocchia di Caltagirone, tutto Caltagirone. Assolutamente. Ed è questa la bellezza, è proprio il veder salire la gente. Io non posso dimenticare, perché rimangono delle cose nel cuore e nella mente. Anche se io vado via, non è che la Cona Domini viene messa da parte, rimane sempre al centro nella mia vita, perché la Madonna mi ha sempre accompagnato ovunque sono andato, ma a maggior ragione io che non sono calatino, ho sposato... Non sei caltagironese, sei calatino. Non sono caltagironese, ho sposato in pieno il culto della Madonna della Cona Domini. Perché non sapevo nulla, io non conoscevo nulla, pur essendo della diocesi di Caltagirone, ma non conoscevo perché non ho avuto l'occasione. Ma dal momento in cui il Signore mi ha mandato attraverso il Vescovo Monsignor Manzella alla Cona Domini per servirla, in me è scattato un meccanismo proprio di capire, di sapere perché questo termine, perché questo titolo, cosa c'è di così bello e importante. Mi sono documentato e sono entrato proprio in sintonia. E parlare della Cona Domini per me è una gioia. Il mese di maggio
pesante, sì, stancante, ma pieno di gioia, pieno di serenità. E vedere tutta questa gente salire, vedere i bambini, non si può dimenticare. Quindi il fatto di andare via non significa cancellare. Anzi, io ringrazio il Signore che mi ha dato l'opportunità e sono felice e contento di aver servito la Chiesa in quella parrocchia. Sono contento perché mi hanno dato tanto, mi hanno arricchito, mi hanno fatto conoscere delle cose che non sapevo. E quindi la vocazione, quando è in movimento, è un arricchimento. Ecco perché io non posso rimanere fermo in un posto. Io devo servire il Signore per il tempo che Lui vorrà, perché io credo in questo. La storia della vita mia la fa Lui. E quindi ho servito, sono felice di averlo fatto e servirò la Chiesa in un altro posto. La Conadomine rimane sempre al primo posto perché colei che mi guida, che mi dà sostegno, parlare di mamma è una cosa importante. Io ne ho due mamme, tutte e due in cielo, e quindi sono fortunato in questo. E poi vado in una parrocchia dove c'è anche un altro protettore che è forte, San Michele Arcangelo, insomma, un arcangelo che è anche lui combattente, che sosterrà certamente la mia, il mio lavoro pastorale, le mie difficoltà, e diventa, questo è importante. Quindi desideravo far dire una cosa, perché sai direttore, quando sono i cambiamenti le lingue sono sempre lunghe. Ci sono, che bello lingue, vedere la Chiesa però stracolma. Certo, è una gioia. Certo, è bello, dai. Ma è bello perché mi sono sentito... E non sono solo parrocchiani, appunto. E questo è bello. Questa è la Chiesa di Caltagirone, la Chiesa Madre di Caltagirone. La Conadomini era ed è comunque la Chiesa Madre di Caltagirone. La gioia è vedere che non sono solamente i miei parrocchiani, ma i parrocchiani di tutto Caltagirone. Dico, è una gioia immensa. È proprio importante entrare in questa dimensione. E dicevo, quando sono i cambiamenti, a volte le lingue sono sempre lunghe, mettono sempre zizzania. Allora chi pensa che io sono andato Papa via? Papa Corbino è sempre pronto a tutte queste, sì, io cose, rispondo, non si tira mai indietro. No, rispondo subito. Assolutamente, una delle caratteristiche di Padre Corbino è stato che le canta e le suona chi che sia. Diciamo. Mi sembra giusto. E in qualsiasi posto si trova, anche sul pulpito, sul pulpito. Ma vede, la verità ci fa liberi. Non possiamo essere ipocriti. Figurarsi. Dire che io vado via perché mi sono trovato male, questa è una calunnia ed è una cattiveria. Quindi tappiamo la bocca a quelle persone che godono nel mettere in giro cattiverie. Io non vado via. Se andavo via dopo 2 anni, 3 anni, allora poteva essere un motivo di scappare da quella comunità perché la gente era cattiva. Ma dopo 8 anni, e 8 anni compiuti, entriamo nel 9° anno, nella mia logica diventa normale. Io capisco e chiedo scusa ai miei parrocchiani del dispiacere che ho dato, perché io ho dato un dispiacere. Non possiamo sono dire... rammaricati un po' tutti. Sono tutti dispiaciuti e rammaricati, ma hanno accettato la mia decisione nella serenità, perché è un atto di fede. Il mio non è un trasferimento di capriccio, né tantomeno di scontentezza. Io sono ben felice e contento di essere parroco fino al 13 novembre, fino al 19 novembre, perché il parroco verrà il 19 novembre, ma ripeto, io devo seguire la voce del Signore, io devo seguire la mia vocazione, che ripeto è una vocazione in movimento ed andare dove Lui mi vuole. Qual è il ricordo più bello che Padre Salvatore Corbino ha di questi 8 anni nella chiesa parrocchiale della Conadomini? Ma i ricordi sono tanti. Uno, il più bello. Io non ti immagino. Questo l'ho capito, ma ce ne sono stati 8 anni, 8 occasioni di celebrarlo, non era una novità. Ma ogni anno ci ha avuto sempre una caratteristica, perché abbiamo fatto, ci siamo anche sforzati, anche nel fare i doni della Rosella, anche questo è un pensiero. Stasera me ne ha portato uno pure in ritardo, se la regia mi aiuta vorrei farlo vedere, se fosse possibile. E anche il pensare alla Rosella insieme agli altri è importante, quindi non è che le cose spuntano così. E poi... E io ho cercato di vivere in quella comunità come una famiglia. Non ho mai deciso da solo, non ho mai pensato, ma insieme abbiamo pensato, insieme abbiamo realizzato, insieme abbiamo portato il messaggio della Conadomini. Certo, dicevo un'antica una cosa, direttore. Come dice? Cumancia fa mollica. Sempre questo. Allora, può capitare, perché è capitato. Perché se non fa mollica vuol dire che non mangia fatto con niente, piacere. Non ho fatto nulla. Non mangia con piacere. Io di questo chiedo scusa alla comunità, se in questi 8 anni, senza volerlo,
o abbia offeso qualcuno, c'è stato qualche incomprensione. Ma questo è il ricordo dell'ultima festa della Cona Domini, che ho dato ai collaboratori, organizzata praticamente sotto il parroco, sotto la gestione, la responsabilità di Padre Salvatore Corvino. Seppure in ritardo, stasera ci hanno fatto omaggio, noi abbiamo fatto tutte le collezioni tutti gli anni, diciamo. Ecco. Sì, ma perché il direttore non è venuto per ritirarlo sopra? E sono dovuto venire io a portarlo. Siamo un po' in ritardo tutti. Perché quest'anno la scelta del pastore, simbolo del giubileo di Papa siamo Francesco? Siamo nell'anno della misericordia, del bicentenario. E cosa potevamo fare? Mi è venuto in mente proprio pensare al buon pastore, e quindi mentre per la Rosetta abbiamo dato ai partecipanti una immagine su un cartoncino che ha fatto sempre Franca Tasca, che si diletta in parrocchiana, queste cose, diciamo. Parrocchiana devotissima, si diletta a fare queste cose, però mi sembrava bello poter fare per i miei collaboratori, perché lavorano tanto, ripeto tanto, allora da pensare, da premettere che nessuno sapeva di questo piatto, ho fatto tutto di nascosto insieme a Rossella Galì, che è quella che ha realizzato il piatto, e nessuno sapeva di questo piatto, l'hanno saputo quando l'ho consegnato. Padre Corvino è stato uno che si è affiancato, si è espresso il suo ministero intrufolandosi a casa dei parrocchiani, ma proprio fisicamente nella famiglia. Ecco, parla così con, per nome dei suoi parrocchiani che lo hanno collaborato, che lo hanno affiancati, ma le parla come se fossero delle sorelle, dei fratelli, ma sono fratelli con cui ha condiviso, caricandogli tutti gli oneri, diciamo. Ma io credo che un parroco da solo non può fare nulla. Assolutamente. Io se ho fatto le cose... Trovate la parrocchia dei parrocchiani. L'ho fatto grazie a loro. Cioè i parrocchiani restano, i parroci passano. Sì, infatti. Non so se è chiaro. Io sempre ho detto, la parrocchia è vostra. Io sono un pellegrino, sono un forestiero, e sono con la valigia pronta, ma la parrocchia è vostra. Io credo che alla fine di un percorso, quando un parroco va via, si deve sentire contento se ha lavorato. Se non ho fatto nulla, se ne va in punta di piedi, è meglio se ne va di notte, che porte chiuse, è la miglior cosa. Ma se uno timidamente ha fatto qualche cosa, deve andare via contento di aver portato l'annuncio della salvezza. Quindi, allora, oltre alla festa della Madonna della Cona Domini, qual è la cosa più bella che ti porterai dentro di questa esperienza, di questi lunghi 8 anni? Il rapporto con la gente. Il rapporto con la gente, perché ancora alla matrice, l'ex matrice, c'è un clima familiare, non c'è il clima della grande città, ma c'è il clima del quartiere, dove ci conosciamo tutti, se qualcuno non viene a messa ci domandiamo perché non sta venendo con Maria Concettina, la signora Giovannina, la signora Peppenedda, perché, e poi io vengo a sapere perché si è fatto la nave, si è fatto l'intervento, e quindi io poi sapendo lo vado a visitare. Ancora per fortuna alla matrice si mantiene questo clima, io mi auguro che si possa sempre mantenere, perché fino a quando le città diventano insignificanti, diventano numero, si è perso l'identità. E invece il parroco che verrà alla matrice trova un tessuto umano, trova gente. Speriamo non trova che sappia coltivarlo, ne siamo sicuri. Non sta a me a dire, io ne dico soltanto sicuri. Che è fortunato perché trova il tessuto umano, non trova numeri, non trova case, trova le persone. Poi sta a noi. Padre Corvino, chi lo conosce sa che è un tipo estemporaneo. Durante una predica, di un'omelia sul pulpito, se ha da bacchettare, ho detto, non si limita assolutissimamente. Se deve far valere le ragioni della sua parrocchia o dell'agire della parrocchia, chiama le cose per nome e cognome, ma col dialetto, col linguaggio appunto del fratello a tavola con tutti i familiari. Il linguaggio è quello. Ma io credo che... Io ho messo in guardia il sindaco di San Michele non di Canzeria. Non c'è bisogno. Gli ho detto, dico, occhio, dico, non allora, ci vuole niente, dico, vegante per battia durante la predica. Non sono io, direttore. Se noi andiamo a leggere San Paolo, parla della correzione fraterna. Quindi un pastore che ama veramente il gregge, se ama quei figli, quelle figlie, quei fratelli, li deve necessariamente correggere. Io mi domando, lei come padre, i suoi figli li ha corretti e li corregge, oppure lascia fare tutto quello che vogliono? Credo che un padre che ama
E Paolo, San Paolo dice che la correzione al momento fa male, al momento ti turba, al momento ti crea una reazione di ribellione, al momento. Ma quando il figlio poi capisce che il padre sta correggendo amorevolmente, torna indietro e dice grazie che mi hai corretto. Quindi io non ho mai bacchettato nessuno se non nel nome della parola. Il mio compito è quello di frantumare e spezzare la parola. Allora, padre Salvatore Corbino si congeda ufficialmente con la sua parrocchia domenica mattina alle 10. Io invito tu coloro con la celebrazione eucaristica alla chiesa della Cona Domini dell'ex matrice. Chi volesse ovviamente può presenziare. Cosa dirai in quel momento? Quello che... A parte la lacrima, non sei il tipo che piangi tu. No, eppure, no, io sono duro, però quando credo alle cose, piango pure. Mi hanno fatto piangere, colpa loro. Sì, i parrocchiani mi hanno fatto piangere, perché sono legato a loro, li voglio bene. In questi 8 anni io ho... L'abbiamo visto tutte le volte che gli anni, alla vigilia dell'organizzazione della festa della Cona Domini, l'entusiasmo con la quale ti accompagnava gli stessi per presentare qui appunto le iniziative. Per me la famiglia, per me è una famiglia. Io ho gestito quella parrocchia come famiglia, non come un fatto burocratico, la famiglia. E nella famiglia possono succedere anche delle incomprensioni. Assolutissimamente. E questo già è il segnale che siamo persone umane. E quindi io invito chi desidera condividere con me, spezzare il pane domenica 6 novembre alle ore 10, però tengo a precisare che io sino a sabato 12 celebro l'Eucaristia ancora alla Cona Domini, perché io andrò via domenica 13. Ma siccome non sto andando via né sulla Luna né su Giove, sto andando a 15 km di distanza, da premettere che continuerò a fare il mio il lavoro cancelliere, quindi lunedì, mercoledì e venerdì, verrò a Caltagirone per svolgere il mio compito fin quando il Signore vorrà e fin quando il mio capo, che è il mio vescovo, vorrà. Che già allora, sono 15 anni che... Quale parole si conceda il parroco Corbino? Non lo posso dire, perché già è qui, ma non lo posso... Ho detto solamente, citato una frase, quella di poc'anzi, e l'ultima è questa qua. Chiudiamo, perché non lo so, no, è bello, che facciamo? Lo facciamo qui, il saluto. Così, domenica cosa devo dire? Direttore, però è bello questo. Alla comunità il passaggio di un sacerdote lascia comunque un segno. Spesso è una memoria di bene, a volte è memoria di fatica e dolore. Nel bene e nel male resteranno per sempre radicate in lui e nei tanti che ha incontrato, e anche a distanza di anni il ricordo nutrirà la sua e la loro fede, plasmandone inevitabilmente la vita. Quando si va in una comunità ti plasma la vita. Io non posso dire che non mi hanno plasmato, quindi sono tanti ricordi, tante cose che io arricchito, tante cose che io magari non esprimo, non dico per mia riservatezza. E mi hanno arricchito le famiglie, ma mi hanno arricchito gli anziani. Io lancio questo messaggio: curare gli anziani. Sono una miniera, sono una gioia, sono una consolazione a vedere questi volti pieni di rughe che hanno fatto veramente, hanno vissuto. Quindi bisogna amarli. E ripeto, nel bene e nel male si lascia sempre qualche cosa, ribadisco proprio la loro fede, plasmandone inevitabilmente la vita. Io ringrazio tutta la comunità per quello che hanno fatto, per quello che continuo a fare, perché ancora me ne so portare, insomma, fino al 13, fino al 12 me ne so portare, poi il 13 mi sopporteranno altrove. Padre Corbino, grazie, invece lo faccio io, mi faccio latore, diciamo, dell'espressione di tutte le persone che in questi anni ti hanno apprezzato come parroco dell'ex matrice della Cona Domini, grazie per lo spirito con cui sei riuscito a rivitalizzare questa ricorrenza che appartiene a tutta la comunità cittadina e non solo. Ricordo che la Cona Domini è compatrona della città di Caltagirone, perché sei riuscito a rianimarla, a ridargli speranza perché possa avere sempre un futuro di sviluppo in termini devozionali. Ecco, sviluppo in questo senso, diciamo. E proprio per chiudere, desideravo dire, mi ha colpito anche alcuni miei confratelli, qualcuno, più di uno, mi hanno detto una cosa che secondo me è il regalo più bello. Mi hanno detto grazie per noi, calatini in senso di Caltagirone, per quello che
uno mi ha dato del lei, uno del tu, per quello che ha fatto, per quello che hai fatto, per la Cona Domini. Questo è per me il regalo più bello che hanno potuto fare i miei confratelli. Diciamo che negli anni antecedenti l'arrivo di padre Corbino, la festa si era un po' ammosciata, diciamola così. Non lo so io. No, lo dico io. Se è riuscito a ridare spirito, ossigeno alla festività, ma ripeto, come ho detto prima, se è riuscito a cogliere l'aspetto della comunità, della famiglia, di questa antica comunità parrocchiale, la prima comunità parrocchiale della città di Caltagirone. Di questo ti è grata la città intera, oltre che i parrocchiani, che certamente non ti faranno mancare assolutamente la loro espressione di affetto, la città forse un po' meno, così sommessamente lo faccio io perché sono più esterno e quindi avendo questo strumento ritengo di poter interpretare il sentimento di chi ti ha conosciuto, di chi ti ha apprezzato in tutti questi, anni di laborioso lavoro. Grazie. Grazie, direttore. E buon lavoro e buon ufficio pastorale nella nuova città di San Michele di Canzeria, con cui seguiremo ancora, certo. Anzi sarà un motivo in più per attenzionare particolarmente la comunità della città di San Michele di Canzeria. Un ringraziamento proprio e desideriamo ringraziare tutte le comunità di Caltagirone, le parrocchie che nel mese di maggio sono venuti a onorare noi salendo sopra, e anche le scuole. Quindi desidero ringraziare anche le maestre, perché il fatto che le maestre abbiano questo pensiero di a maggio di venire alla Cona Domini è proprio anche a merito di queste persone che credono. Quindi ringrazio tutti e proprio poter vivere nell'armonia e nella gioia, e auguro alla comunità dell'ex matrice di continuare a vivere nella gioia e nell'armonia, ma soprattutto di dare ancora sempre forza e una spinta notevole per il mese di maggio, perché si mantenga sempre alto e la Cona Domini porta sempre speranza e gioia a tutta la gente. Grazie a padre Salvatore Corbino, in bocca al lupo e buon lavoro. Va bene? Grazie. Pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo.